scritto una canzone, è un coro che devi sentire, è un grido alto fino al cielo, e l'hai voluto tu, in campo lotti col cuore, granata resta il tuo colore, l'orgoglio è il simbolo d'amore, che ci sai dare tu, l'orgoglio. La curva esplode di colori, sei grande come grande mondo, ce l'hai insegnato tu, è un coro dalla maratona, dai toro lasciaci sognare, sei bello come bello il sole, ce l'hai insegnato tu, sei bello come bello il sole, ce l'hai insegnato tu, è bello dedicarti una canzone, è bello dedicarti una canzone, è bello dedicarti una canzone. Il silenzio di Juric ad oggi, 2 agosto, è assordante. Mancano tremendamente le sue parole, che siano di conforto, di rimprovero, di paura, di entusiasmo. Mancano come l'aria. Lo abbiamo sentito scagliarsi contro Vagnati, ma è stato un caso fortuito, oltre che umiliante, oltre ogni limite. Gli hanno smembrato la squadra, cedendo per quasi 50 milioni il suo giocatore più forte ed altri 5 titolari. Se n'è andato il capitano, il simbolo, l'uomo più rappresentativo, non è stato riscattato nessuno. Tutto già ampiamente prevedibile e pronosticabile. Nulla è stato fatto per tamponare l'emorragia dello Juric Toro, creato a fatica dal mister lo scorso anno. Cairo ha incassato ed incassato, tagliato e risparmiato, si è venduto e puro sangue li ha sostituiti con dei ronzini presi in prestito. Solo ieri Gabriele Cioffi, ex Granata e onestamente ultimo arrivato fra gli allenatori di Serie A, ha tuonato contro il suo presidente, reo di aver ceduto Caprari, avesse detto Cruyff. La rosa di Mister Juric è stata stuprata, depauperata, privata dei petali e lasciata solo piena di spine. Non una parola è uscita dalla sua bocca. Juric si è arrangiato e arrabattato, mettendo gente a caso in ruoli ancora più casuali. È stato zitto e ha lavorato tirando fuori dal cilindro non solo i conigli, ma interi orsi bruni. Roba da far impallidire David Copperfield.
tutto bellissimo, lui bravissimo, ma i ruggiti in faccia bagnati, gli insulti, le frasi nemmeno troppo sibilline restano e non si possono ignorare. Non è più accettabile il silenzio, non sono più accettabili scuse. I tifosi hanno il sacrosanto diritto di sapere. Hanno il diritto di conoscere lo Juric pensiero in merito a squadra, società, prospettive per il futuro. È in gioco molto più di quanto non si pensi. È una questione di rispetto, termine che non è evidentemente tra le priorità del disastrato club che incredibilmente cerchiamo ancora di tifare. Al Torino FC di Urbano Cairo fanno tutti la figura del muto, da Belotti a Juric, passando persino per Cairo, ultimamente molto meno charlatiere. Tutti emuli di Bernardo, il servo muto di Zorro, tutti con sempre meno rispetto per gli unici che invece ancora ne portano per questi colori, sempre più umiliati. Ernesto Bronzelli. Buonasera amici di Osservatorio Granata, è bello di nuovo essere in vostra compagnia e non posso che presentarvi il mio fido e caro collega e compagno Oscar Magliorano. Ciao Oscar, bentornato. Ciao, grazie a tutti per seguirci tutti i martedì. Ecco, che bella presentazione, Oscar, mi sei piaciuto. E allora, intanto ritornando a invitare tra di noi ormai il nostro terzo collega Fabio Cantelmo. Ciao Fabio e bentornato. Ciao, grazie ancora. Ormai mi ha sentito anche un po' mia la trasmissione. Ecco allora, dopo il tuo sfogo dell'ultima volta, ti stiamo vedendo un po' provato oggettivamente. Sì. Va bene. Comunque, dimmi. Volevo solo dire 16.000 abbonati in Genoa. Benissimo. Allora, io vorrei parlare con voi questa sera. Intanto presentiamo la puntata di questa sera. Questa sera ci sarà la seconda inchiesta sulle giovanili del Toro, ne volevamo parlare, vi avevamo detto che avremmo anticipato, che avremmo continuato a parlare del problema giovanili sul Toro, ma parleremo anche un po' più da vicino di Torino con un ospite che noi abbiamo voluto fortemente invitare questa sera. È un ospite che ha deciso di unirsi un po' alla protesta, chiaramente, di tutti i tifosi, di tutti noi, per quanto riguarda le sorti di questo Toro. Mi fa molto piacere ed è un grande onore avere con noi Domenico Beccaria. Ciao Domenico e benvenuto tra di noi. Buonasera a tutti, scusate ma io abito in montagna e qui da me la connessione... La connessione, vabbè. È un po' come il mercato del Toro. Una scommessa. Ecco, bravissimo, non sta andando bene niente, caro Domenico, quindi mi piace molto la tua ironia, l'abbiamo colta e siamo pienamente d'accordo con te. Io vorrei invitare qui da noi, almeno reinvitare qui da noi, visto che c'è già stato durante la seconda puntata, Fabrizio Novarese, direttore generale Academy del Toro Candiolo. Ciao Fabrizio e benvenuto qui tra noi. Ciao a tutti e grazie per avermi invitato ancora. È sempre un piacere stare con voi. Grazie a te. Allora, perché parliamo di seconda puntata sulle giovanili? Perché Osservatorio Granata, come voi avete iniziato a conoscere da qualche puntata a questa parte, oltre che ad essere un ritrovo, no, tra tifosi e tra ospiti anche di una certa rilevanza, vuole essere una trasmissione di inchiesta. Cosa significa? Significa che quando si parla di giovanili il nostro obiettivo è quello di portare a galla le verità sottaciute, no, come le chiamiamo noi, o le verità nemmeno mai troppo andate a cercare, a ricercare anche dallo stesso tifoso. Noi vogliamo cercare di capire bene che cosa sta succedendo intorno al mondo Toro e abbiamo invitato Meku, che ringraziamo ancora e che questa sera sarà dei nostri, ma anche intorno alle giovanili del mondo Granata. Allora, intanto, Fabrizio, io ti chiedo e invito un po' tutti a guardare la seconda puntata dove abbiamo parlato di Candiolo, della situazione di Candiolo. Se ci sono intanto novità riguardo il bando, che cosa si sta muovendo intorno alla realtà Candiolo e soprattutto se ci sono state delle conseguenze
di tutta questa di tutto questo polverone mediatico che si è creato intorno alla situazione Cambioli. Sì, allora ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. Sostanzialmente il bando era eravamo in una fase di protesta. Dopodiché il bando è stato analizzato secondo l'iter burocratico che ci aveva dato per sconfitti in fase preliminare e rivedendo con attenzione da parte della Commissione tutto il bando è stato notato un errore di forma commesso da entrambe le partecipanti. Un errore di forma che chiaramente insomma noi abbiamo accettato e tutto sommato è stato un errore di forma che seppur bizzarro diciamo che anche perché è lo stesso errore commesso da entrambi i partecipanti, quindi non è che c'è stato un errore di forma solo di uno o dell'altro, ma entrambi abbiamo commesso un errore che ha fatto annullare il bando, quindi noi eravamo potenzialmente sconfitti dal bando e la società vincitrice si è vista annullare sostanzialmente la vittoria di questo bando e quindi tutto da rifare. Come sempre, ecco qui mi riallaccio un pochino ai vostri temi, non abbiamo avuto un grande supporto da parte dell'Accademia, ma perché peraltro cioè, non è che si potesse neanche pensare, sono tra virgolette beghe un po' interne. Però visto che avevamo condiviso più di una volta, come aveva detto, dei progetti, magari poteva essere il momento per riprenderli e rivedere le cose. Sì. Allo stato attuale quindi siamo sullo 0-0, come prima fuori onda vi accennavo, con ogni probabilità si rifarà un bando a Candiolo per aggiudicare l'impianto sportivo, che con ogni probabilità non terrà conto all'interno del perimetro del bando dei campi di calcio, in quanto verranno esclusi dal bando. Di conseguenza rimarranno probabilmente alla S di Candiolo e al Toro Academy e da lì si potrà ricominciare se il Torino volesse, ci fosse la possibilità. Io ho avuto il piacere di avere Oscar ospite nell'impianto qualche settimana fa, gli ho fatto fare un giro abbastanza dettagliato di tutto quello che era stata anche una proposta fatta al Torino per poter condividere insieme dei progetti, ripartirci le ore. Non vi nascondo, anzi vi dico perché oramai è ufficiale, che il nostro concorrente sarebbe venuto a Candiolo perché aveva l'interesse di portare una parte della Juventus femminile, pur convivendo con un'associazione, una SD come noi, noi a maggior ragione siamo anche Toro Academy, una scuola calcio elite, quindi insomma siamo nel mondo del calcio giovanile in maniera strutturata e seria, però questa società che ha partecipato al bando ha partecipato legittimamente, ci tengo a precisarlo, perché aveva degli interessi importanti da parte della Juventus, probabilmente femminile. Aveva bisogno semplicemente di metri quadri. Era possibile condividere, perché noi abbiamo letto il progetto insieme, era possibile assolutamente condividere spazi con una professionistica e con una SD in tarda serata, perché voi sapete che i bambini si allenano la sera. Quindi io sono ancora più arrabbiato, ecco, perché non farlo noi come Toro Academy e prendere qualche squadra del settore giovanile del Torino da noi. Noi, ripeto, Oscar l'ha visto, abbiamo la fortuna di avere un campo che è 102x65, abbiamo una tribuna da 300 persone, tutto fatto, cioè basta riempire, basta magari condividere delle migliorie, sì, ma non è necessario arrivare con delle draghe come forse a Robaldo a settembre avremmo potuto far diventare una cittadella di qualche categoria del Toro, ecco. Incredibile, sì. Io vorrei coinvolgere Domenico. Domenico, io credo che tu abbia un po' capito la situazione Candiolo, abbia seguito un po' quello che è successo di fatto alcuni mesi fa a Candiolo, con una sfilata bellissima che poi Oscar riproporrà
con tanti bambini con la maglietta granata che sono stati mano nella mano con i genitori, hanno sfilato per le vie di Candiolo urlando il proprio sdegno e cercando di far capire che Candiolo è la loro realtà e nulla e nessuno può permettersi di toccarla. Ecco Oscar, io ti, Domenico, io ti chiedo qual è la realtà che nel tuo piccolo tu stai vivendo per quanto riguarda il Torino, delle giovanili del Torino, cioè qual è il tuo pensiero in questi mesi, in questi anni che ti sei fatto guardando un po' tutta la realtà che ci sta circondando, no? In questi anni, che cosa ne pensi? Ma guarda, io credo che sostanzialmente per attirare le giovani leve presso la tua squadra, cioè che diventino tifosi, si fidelizzino, hai due possibilità. Una è vincere, essere sempre sotto i riflettori in maniera positiva. L'altra è quella di fare tutta una serie di lavoro sul territorio in modo tale da avvicinare i bambini, avvicinare i ragazzi con le academy, con le scuole calcio, con il settore giovanile, con iniziative mirate e promosse in modo tale da sviluppare questo senso di appartenenza, questa voglia di essere del Toro. Da parte del Torino in questi 17 anni abbiamo visto il nulla più assoluto, e non parlo solo del nulla più assoluto dal punto di vista strettamente calcistico, parlo soprattutto di quello che avviene fuori dal calcio. Cioè, se pensiamo che il Toro ha sempre avuto il cosiddetto Hausorgan, Ale Toro, adesso il socio unico del Torino Calcio FC, Torino FC SPA, è un editore e noi non abbiamo un magazine, non abbiamo una rivista che stia in edicola e parli ai giovani del Torino, che li invogli a essere gramata. Non abbiamo neanche più le fotografie. Una volta c'erano le fotografie della squadra che venivano distribuite allo store, venivano distribuite ai ragazzi. Adesso neanche più quello. Ecco, guarda Domenico, non so se è occasione, però ti interrompo. Servono. Interrompo un secondo. La situazione che adesso sinceramente non vediamo più. E quindi interrompo un secondo Domenico, perdonami. Guarda la sfilata, non so se hai avuto modo di guardare queste immagini. Bravo Oscar che la riproponi. Questa è la sfilata, se tu hai modo di vederla, la sfilata dei bambini e dei ragazzi di Candiolo, vedi, con tanti con le magliette granata, accompagnata dai genitori, è diventato un po' un leitmotiv della ma nostra trasmissione. La cosa sbagliata è che queste iniziative vengano lasciate al buon cuore, alla passione, alla voglia di fare dei vari Toro Club e non siano invece opera istituzionale della società. Cioè, tanto di cappello a quei presidenti di club, a quei tifosi, a quei gruppi, a quelle associazioni che fanno delle cose, ma dovrebbe essere la società a promuovere queste cose. Cioè, i ragazzi non diventano tifosi del Toro Club di Candiolo, non diventano tifosi del museo, non diventano tifosi che so io del comitato difesa Toro, diventano tifosi del Toro, e quindi è il Toro che dovrebbe fare queste iniziative. Peccato che al posto del Toro ci sia il Torino FC, che ahimè non è il Toro, sono due cose profondamente diverse. Ecco, io prima di mandare in onda e poi qui ovviamente farei intervenire Fabio e Oscar, perché oggi hanno fatto veramente un lavoro eccezionale intervistando anche, chiamando anche il Citturin, no? Per cercare di capire un po' le varie situazioni, no? Poi lo racconteranno meglio Fabio e Oscar. Vorrei sapere un po' la risposta di Fabrizio a quello che
a quello che ho detto, che ha detto Meku, cercando di metterli tutte e due, Oscar, a confronto, no? Ecco, Fabrizio, hai sentito bene le parole di Domenico? Una responsabilità del club, no? Che in un certo senso potrebbe aiutare a incentivare una situazione del genere, sarebbe in un certo senso, no, doverosa, no? Che cosa pensi a quello che ha detto Domenico? Ma io penso che Domenico abbia centrato in pieno, cioè l'appartenenza, noi lo vediamo, io lavoro nel calcio dilettantistico, però lavorando con sostanzialmente col Tor Academy, che hanno un'impronta molto, molto professionale e portano l'approccio professionistico nei bambini, cioè di come si allenano e come ci si pone sia dal punto di vista tecnico che anche comportamentale. Quindi ottime iniziative, la conoscenza esiste, cioè la tradizione Toro è all'interno della società, per alcune persone c'è sempre. C'è tanto malcontento, sicuramente, però c'è sempre, cioè quello che io sono cresciuto anch'io con l'idea del Toro, la squadra che dava tutto, e quest'idea c'è. Il problema è che non si sta trasferendo sui bambini, perché quello che diceva Domenico prima, nel calcio d'oggi i bambini, cioè il domani, le magliette, io sono qua a Marsiglia, domenica sono andato a vedere l'amichevole qua a Marsiglia, tra il Milan e il Marsiglia c'erano 73.000 persone, no? Eppure voglio dire, non è che ci sia uno squadrone qua, no? Però c'è quel senso di appartenenza che continua e si trasferisce, situazione più semplice, una sola squadra in città, ci mancherebbe. Però anche senza dei risultati eclatanti, bisogna cercare di tenerlo in piedi, tra settore giovanile, tra anche il colpo della prima squadra, che forse non ha un'utilità pazzesca, ma serve per animare le folle, cioè ci serve un pochino. Oggi abbiamo visto Fabregas a Como, cioè è vero, il Como, un patrimonio pazzesco, cioè cose probabilmente nei prossimi anni sentiremo parlare forse in Europa di questa società, per carità, però se non si lavora lì, il domani è segnato, cioè non c'è da essere degli scienziati, il domani è segnato, cioè la crescita arriva attraverso le vittorie, che non possono arrivare nell'immediato perché è evidente, il calcio è cambiato, non si può vivere dei famosi ricordi, eccetera, però si può creare ancora lo spirito Toro. E noi nel nostro piccolo abbiamo ricevuto un po' una delusione sotto questo aspetto, nel momento dove nel piccolo noi muoviamo 250 bambini, per carità, però ripeto, Oscar ha visto l'infrastruttura, io addirittura è un'infrastruttura che è grigia, in cemento, è fatta così, ma io ho addirittura proposto che l'avremmo verniciata di granata. Continuo a sostenere che noi, essendo a Candiolo, noi abbiamo il Chisola che è a Vinovo, la Juventus dei bambini che è a Vinovo e Pinerolo che è diventato Academy Juventus. Quindi siamo al centro di un triangolo geografico dove avremmo potuto fare davvero, dal punto di vista dell'immagine, molto più di quello che abbiamo fatto. In questi giorni siamo andati sulle cronache per eventi extracalcistici, però c'è un senso di appartenenza già di una società e ci sarebbe la volontà di fare di più. Quindi noi ci mettiamo in gioco, siamo noi che andiamo incontro, non chiediamo neanche la luna, anche perché partiamo già da non poco, cioè daremo in dote tante cose. Poi ovvio, cioè insieme, unendo le forze, si può risolvere forse qualche piccolo problema, non è che il Candiolo può permettersi di diventare il centro sportivo, ma potremmo in maniera strutturata fare diventare qualcosa di più solido e poi soprattutto andare un pochino anche a combattere dal punto di vista del brand commerciale della zona e poi man mano incrementare e poi avere delle partite dove i tifosi vicino a Torino possano seguire i bambini, i ragazzi, perché non c'è da andare a Vercelli, poi per carità Vercelli andranno anche a vedere il Toro, però insomma Torino, il Toro a Torino, quindi... Sì, è chiarissimo il tuo discorso, Fabrizio. Tra i messaggi che stavano passando ce n'era uno molto particolare che
che mi ha colpito particolarmente, cioè l'investire sui giovani, no? Ecco, il grande Walter che salutiamo, che conosci molto bene, Fabrizio, che abbiamo avuto il piacere di avere in trasmissione nella seconda puntata, appunto dedicata alla realtà Candiolo, e questa è una domanda che vorrei rivolgere a te, Domenico. Poi invitiamo cortesemente Fabio, così parliamo anche con lui e con te, Oscar, dell'intervista al Citturin. Leo, sarebbe doverosa se l'FC avesse davvero interesse a far crescere, a proteggere le proprie accademy. Evidentemente non è così. Investire sui giovani per cavo è un costo da abbattere. Allora, Domenico, io ti chiedo, visto che si parlava tempo fa, ovviamente ti hanno sempre contattato per il Philadelphia, che cosa si fa, cosa non si fa, il progetto e quant'altro. Allora, io invece vorrei farti una domanda proprio riguardante, inerente ai giovani. Per quanto riguarda la mensa, no? La mensa dedicata alle giovanili, la mensa dedicata ai giovani. Quanto Cairo sarebbe disposto a spendere ogni giorno per la mensa? Allora, io mi scuso, ma l'audio è veramente pessimo. Mi hai chiesto la domanda riguardo alla mensa che si sta realizzando al Philadelphia. Esattamente, cioè quanto Cairo in soldoni sarebbe disposto a spendere nel quotidiano per la mensa ad un ragazzo delle giovanili del Toro, secondo te? Ma guarda, lo sai, io sinceramente non so darti delle cifre precise. Io so solo due cose. La persona che tempo addietro gestiva questo servizio mensa si lamentava per la pochezza dei mezzi che aveva a disposizione per dare un pasto decente a questi ragazzi. La seconda cosa che so è che quando si fa sport a livello nazionale, come è per la prima squadra del Torino e per la squadra primavera, per il settore giovanile del Toro, che compete ai massimi livelli delle rispettive sue categorie, non ci dovrebbe essere il pasto. Ci dovrebbe essere un dietologo che, quando il ragazzo mette piede nella società Torino FC, viene esaminato, gli vengono fatti tutti gli esami, sangue, urina e quant'altro, si stabilisce qual è la sua condizione fisica e si stabilisce qual è il suo fabbisogno vitaminico, proteico, calorico, giornaliero. Lui, quando è ora di pranzo, dovrebbe ritirare un vassoio con su il suo numero di maglia, con su il suo nome, ok? E lì dentro c'è il suo fabbisogno alimentare corretto. Non che la primavera fanno dei pasti tutti uguali, che non vuol solo dire tutti uguali nel senso che tutti i giocatori hanno lo stesso menù, ma che sono uguali tutti i santi giorni, perché i mezzi a disposizione sono quelli che sono. La prima squadra non dovrebbe essere ridotta da anni ad aspettare che uno sponsor esterno finanzi la mensa, che uno sponsor esterno finanzi la sala relax. Sono cose che in tutte le altre società di calcio esistono. Ho visto recentemente un video che si riferiva al centro sportivo del Südtirol. Una squadra che per la prima volta nella sua storia si affaccia alla Serie B. Una cosa da lasciare a bocca spalancata per la ricchezza delle dotazioni, per i macchinari all'avanguardia. Insomma, una cosa da mille e una notte che il Torino neanche si sogna. E stiamo parlando di una squadra che per la prima volta arriva alla Serie B. Noi, in teoria, il Torino è sempre stato e dovrebbe ancora essere una delle società storiche del calcio italiano, e non solo, perché il Torino in questo momento è molto più conosciuto
all'estero per quelli che sono stati i suoi trascorsi, ovviamente non per il suo presente, che non in Italia. È molto più apprezzato all'estero che non in Italia. Allora, a me sinceramente che sti giovanotti che ricevono uno stipendio per fare più o meno l'auto, per fare più o meno bene il loro lavoro, che mangino un panino in piedi e dormano in macchina nell'intervallo tra l'intervallo del mattino e l'allenamento del mattino e l'allenamento del pomeriggio, sinceramente mi frega poco. Quello che mi frega è dell'immagine che noi diamo in giro per il mondo. Diamo l'immagine di una società approssimativa, raffazzonata, senza un programma, senza ambizioni. E questo, ecco, perdonatemi, Domenico, non è il Toro. È ti interrompo un secondo. Lo ribadisco, è tutta un'altra cosa dal Toro. Ecco, allora, guardate le immagini. Le immagini del centro sportivo del Sud Tirol che il buon Oscar gentilmente ci sta facendo vedere, giustamente Domenico Beccaria ce ne ha resi partecipi, perché io onestamente non sapevo di questo centro sportivo. Guardate bene come, a parte la presentazione mediatica che è veramente bella perché è accattivante, però guardate bene che cosa è nato in una squadra che è appena stata promossa in Serie B. È qualcosa di, dovrebbe essere normale in una squadra di, per una squadra di Serie A. Giustamente Domenico è rimasto a bocca aperta, mi unisco a lui, rimango a bocca aperta anch'io, perché insomma guardate che meraviglia, no? Cioè, allora io mi chiedo, poi rivolgeremo a Domenico questa domanda del buon Enrico che abbiamo avuto ospite, che ci segue. È corretto dire che fino al 2020 poi non so il Torino pagava poco più di 3 euro a pasto per i ragazzi delle giovanili che venivano da fuori? Ripetiamo, poco più di 3 euro a pasto per i ragazzi delle giovanili che vengono da fuori. E qui il buon Domenico spero ci dia una risposta. Io a questo punto vorrei capire, Fabrizio, Fabio, quando tu, partiamo da te, intanto benvenuto, grazie per aver atteso pazientemente il tuo turno, guarda che roba, quanti campi a disposizione, insomma, qual è il primo pensiero che ti viene in mente dopo aver visto queste immagini? Stasera mi sono promesso una cosa, di mantenere la calma, Leo. Per favore, almeno tu. Detto che mi sta ribollendo il sangue, perché tutto quello che hanno detto Fabrizio e Domenico in qualche modo è tutto perfettamente corretto al 100%. Aggiungo anche, secondo me ad ottobre, novembre, fece uscire una prima inchiesta sul settore giovanile in generale del Torino, sì, lamentando una marea di carenze. Allora, il settore, le academy, scuole calcio, gli iscritti, chiamiamoli come vuoi, del Torino sono precipitati l'anno scorso da 400 iscritti a 160 iscritti. Quindi, da 400 a 160. Prima cosa, questo è il primo dato che è incontrovertibile ed è di una gravità totale. Seconda cosa, la scuola calcio, l'academy di Venaria, non arrivava a 7 iscritti, 7 bambini. Quindi neanche per la partitella di calcio a 5. Pazzesco. Le strutture sono completamente abbandonate. Non c'è un centro sportivo. Non c'è un senso di appartenenza. Prima parlava Fabrizio, giustamente parlava, no, di quello che dovrebbe essere di quello che dovrebbe essere diciamo così, non tanto quanto la pubblicità, ma l'insegnare a questi ragazzi, a questi giovani, che cosa vuol dire il Toro, quel famoso senso di appartenenza. E a me mi è venuta in mente immediatamente un'immagine, un ricordo di quando ero bambino, negli anni 80, era fine anni 80, anzi no, anni 90, all'epoca di Borsano, all'epoca di Borsano. C'erano delle bellissime videocassette, all'epoca si usavano i VHS, molti di voi sono giovani, non sanno neanche cos'è.
Bene, c'erano una bellissima, delle bellissime videocassette della Logos TV, quindi non so neanche se più esistono, dove facevano vedere, raccontavano tutta la storia del Torino Calcio. Quindi di quelle che sono state le tragedie, le gioie, quindi da Nestor Combin a Meroni, a Capitan Ferrini, fino anche ai momenti più bui, perché alle retrocessioni. Ma quando tu vedevi quelle videocassette, ti dava immediatamente una... Ti ribolliva il sangue, perché ti fosse... Senso di appartenenza. Certo, era un senso di appartenenza. Quello che manca oggi al Toro, oltre alle strutture, è proprio anche quello, quel senso di appartenenza. Non c'è una minima comunicazione, non c'è un minimo interesse. Vengono investiti praticamente pochissimi euro per quello che è, dovrebbe essere invece la cosa più importante, no? Che è il settore giovanile del Toro. E strutture, ci sarebbero delle strutture che potrebbero essere veramente all'avanguardia a disposizione. Cioè, senti Fabrizio, quando parla in questa maniera del Candiolo, cioè che non ha avuto minimamente aiuto da parte di nessuno e che praticamente è circondato, perché lui è circondato, essendo lì a Candiolo, da quello che è l'altra squadra di Torino. Questa è una cosa che è veramente grave, perché è da lì che si dovrebbe partire. Aggiungo, quest'anno la squadra, la Juventus, è andata a caccia di campi, sottraendone parecchi, tra altre cose, questa è una cosa che mi risulta, sottraendone parecchi anche allo stesso Toro. Quindi c'è anche un rischio oggi di vedersi sopraffatti dalla squadra bianconera, non solo sul campo di calcio, ma anche per quello che riguarda le giovanili. Quindi la stessa Juve ha capito dov'è che bisogna investire. Ecco Fabio. Ecco Fabio, arriviamoci allora a questo punto, visto che avete fatto un'intervista bellissima oggi al Citturin, no? Allora, purtroppo sì. Bisogna avvisare i nostri ascoltatori che per problemi purtroppo tecnici di audio non si sentirà molto bene. Il grande Oscar ha cercato di tagliare un po' l'intervista per far cercare di venire bene alcuni pezzi, quindi vi chiediamo già in anticipo scusa se l'intervista non è proprio venuta molto bene, però direi, caro Oscar, visto che siete stati in Angelo Frau, no? Che ringraziamo, ecco, di mandarla in onda, mandiamo in onda l'intervista, parte dell'intervista con Angelo Frau, che appunto è del CIT Turin. Questo perché, Fabio, prima di iniziare l'intervista, diciamo bene il perché abbiamo avuto in mente di affrontare questo discorso del Citturin. Dunque, tutto nasce fondamentalmente perché, come dicevo, il mese scorso abbiamo fatto la seconda parte di quella, diciamo, della situazione delle giovanili del Toro. Il Citturin è la squadra che ospita gli allenamenti, una parte degli allenamenti del settore giovanile, e in una, diciamo così, sempre secondo la nostra fonte, un'indiscrezione interna, sì. Ci si chiedeva come mai che la squadra della primavera andasse a giocare a Biella, no? Sempre per quel famoso senso di appartenenza. Sì. Le scuse erano state che da alcune parti che i campi del Citturin fossero occupati e quindi non fossero a disposizione. Cosa fare di meglio se non contattare direttamente il presidente del Citturin? Per chi non lo sapesse, per i molti che non ascoltano, che non sono di Torino, il Citturin è una squadra giovanile, una squadra dilettantistica, sì. Di una borgata di Torino, diciamo molto molto popolosa. Quindi abbiamo semplicemente chiamato il presidente del Citturin, che ci ha rilasciato questa intervista, dove ci spiega alcune cose che poi magari sentiamo dopo, così non le anticipiamo, Leo. E, sì. E quindi, insomma, ancora adesso, per darci un'idea, stavamo facendo l'intervista, c'era Antonino Asta che stava allenando l'Under 18 del Granata. Quindi, insomma, abbiamo chiesto spiegazioni e abbiamo voluto anche un attimo capire quella che è un po' la situazione dei settori giovanili, quelli che possono avere potenziali difficoltà. Quindi, insomma, è stata un po' un'intervista molto bella, devo dire, a tutto tondo. Stiamo parlando del presidente Frau, che è da 18 anni siede sulla poltrona che credo che Fabrizio conosca molto molto bene, sì. Quindi una persona molto competente. Abbiamo voluto un attimo capire anche l'importanza, no, dei settori giovanili, e soprattutto anche lui accennava su quel discorso del senso di appartenenza, che è fondamentale oggi, quindi, ecco, soprattutto per una squadra piccola come il Toro.
Poi ecco, chiedo scusa, sì. vedere il Sud Tirol, io in combinazione stasera sono proprio a Trento, sono a mezz'ora da loro, vedere il Sud Tirol che ha queste strutture, noi soltanto 2 settimane fa abbiamo fatto un video al Robaldo, fai fatica ad accettare veramente queste cose, vedere Philadelphia in che condizioni è, credo che fai ancora più fatica, specie per chi ha già una certa età, quindi magari Philadelphia si ricorda ancora tutto in piedi, ecco. Andiamo avanti, lanciamo. Ecco, poi qua ci diceva venite a Cremona a vedere, vedete la cittadella della Cremonese con stadio di proprietà, ma sì, infatti ti invidiamo Raffaele per questo. È una trasmissione pagata da Cairo, non so quale trasmissione si riferisca il buon Raffaele, ma sicuramente non la nostra. Allora, andiamo quindi con l'intervista al presidente del Citturin e cerchiamo un po' di analizzare, qualora non si sentisse tanto bene, di stringere di capire bene quello che ha detto il presidente. Andremo incontro a spiegare. Ecco, cerchiamo di spiegare bene quello che ci ha detto. Vai Oscar. Grazie mille Angelo e benvenuto alla trasmissione Osservatorio Granata. No, ma vabbè, un piacere per me. Poi si tratta di parlare di calcio dilettantistico, si tratta di parlare di Granata nel territorio, io ci sono, ecco. Molto bene. Allora, la nostra è una trasmissione che seguono un po' in tutta Italia. Io sono torinese, abito a Torino da sempre. Ho iniziato con le scuole calcio alla Procascinevica, che adesso non esiste più. Quindi il CIT Turin io lo conosco. E anche perché è una squadra storica del panorama dilettantistico e giovanile di Torino. Però ai tanti nostri spettatori che non ovviamente non sono di Torino, mi faceva piacere che fossi tu, presidente, a presentare la vostra realtà, che ripeto, una delle più importanti assolutamente tra Torino e provincia. Ma guarda, molto semplice, sintetica e veloce. Il Cituri è una la fusione fra tre grandi realtà importantissime dal punto di vista sociale e presenza nel territorio. Racchiude una realtà di un circolo Arci, quindi della vecchia casa del circolo. Dicevo, è sparito Oscar, è sparita l'intervista, è sparita, qualcuno ci sta volendo male all'interno. Perché siamo pagati da Cairo per quello. Perché siamo pagati da Cairo. Allora, intanto cerchiamo di ripristinare il collegamento con Oscar, visto che è il nostro regista, quindi se cade Oscar, cade l'intervista, cadono tutti. Allora, Fabio, ricapitolando un po' quello che diceva, no, il presidente del Citturin, qual è stato il punto che ti ha più stupito, che ti ha più incuriosito e che ci ha anche permesso, insomma, di affrontare anche questo discorso in trasmissione? Visto che l'hai intervistato tu, cerchiamo di capire il perché e il per come, no, ti ha interessato questa intervista. Poi cerchiamo di ripristinare l'intervista. Fabio. Allora, fondamentalmente la seconda parte è stata un po' quella che ha riguardato i colori Granata e non solo. Diciamo subito che la realtà del Citturin ha campi che sono omologati fino all'interregionale, quindi, e possono ospitare anche le partite della primavera del Toro. Quindi la motivazione di andare a giocare a Biella in terra, tra virgolette, straniera, perché è sempre una realtà piemontese, ma cioè, non è Torino, sempre per quel famoso senso, dovrebbe essere quel famoso senso di appartenenza, sinceramente non si è capito e non si capisce. Quindi lui spiega un po', anche lui è rimasto un po' sorpreso, quindi anche lui sa spiegarsi del perché di questa cosa. Hanno una struttura anche loro all'avanguardia, quindi hanno investito molto su quelle che sono le strutture di allenamento, con campi misto sintetico erba, quindi strutture molto molto belle. La parte che più mi ha interessato è su quella che è la situazione delle accademie del Toro, quindi diciamo che
le difficoltà sono davvero tante, perché esatto, le difficoltà esatto. sono davvero esatto le difficoltà anche lui diceva, e su questo insomma Fabrizio diceva anche lui la stessa cosa, le difficoltà con le Academy sono veramente tante. E lui ha fatto anche una battuta, no? Quando diceva, ma a me sinceramente di vestire quei quattro bambini con la maglietta, con una maglietta granata, sì, sì, bello, eccetera, ma mi interessa fino a un certo punto, certo. no? Diciamo che quello che ha fatto capire è che avrebbe veramente bisogno di un supporto da parte della società Torino Calcio. Lui è ben disposto ed è ben disponibile a prendersi in carico il settore giovanile del Torino, quindi dare una mano anche con le Academy, come esattamente come lo è Fabrizio. La seconda cosa molto 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 interessante è stata legata al fatto, quando si parlava un po' della situazione in generale, quindi è intervenuto un po' a gamba tesa anche sulla situazione della Juventus, quindi diciamo che sul discorso della Juve c'è qualcuno che ha provato, usare il termine, non so se il termine è giusto, di giocare sporco, però ci sono state, diceva, delle cose un po' che non gli sono piaciute tanto, ecco, mettiamola in questa maniera. Quindi diciamo che sono state violate un po' delle regole non scritte, no? Quindi sono delle regole di buon costume su quelli che sono i rapporti anche tra le varie società. E anche lui diceva, ma il fatto della Juve sinceramente non lo capisco, perché stanno anche un po' togliendo quello che è il sogno dei bambini di giocare a calcio, perché poi fondamentalmente quando c'hai 6, 7, 8, 9 anni, 10 anni, tu vai per giocare a pallone, per stare con gli amici, che poi vesti la maglia del Toro, della Juve, è bellissimo, perché sicuramente può essere qualcosa in più, ma vai per giocare fondamentalmente al calcio, quindi di fare giusto le due squadre Academy della Juve, le due squadre del Toro, lascia un po' il tempo che trova, Leo. Però diciamo che la situazione è un po' critica, e lui su questo l'ha fatto capire proprio chiaro e tondo. Ma questo è un po' un problema che c'è nel Toro, Leo, perché comunque, ti ripeto, gli investimenti che sono nel settore giovanile sono miserrimi, quindi cioè una squadra che chiede indietro il materiale tecnico ai suoi ex dipendenti perché deve riciclarlo, cioè, ma dove deve andare? Cioè, dove vogliamo andare? Sì. Questa è la situazione del Torino, Leo, ed è sotto gli occhi di tutti, basta vedere, materiale tecnico vecchio, investimenti zero, ripeto, gli iscritti da 400 a 160. Sì, 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 allora, cioè, i numeri parlano chiaro. Oscar. Allora, adesso ho avuto un problema neanche di connessione, praticamente ero sparito io, ma è sparito tutto, sì, ma te lo perdoniamo, dai. È sparita l'intervista, allora, però io ho l'intervista integrale e andrò saltellando qua e là a farvi sentire alcune chicche. Le devo ricercare, però ci sono. Un appunto per chi non è in grado di parlare, ma è solo capace a insultare. Volevo solo far notare che qua siamo tutti tifosi del Toro. Cairo non c'è, quindi cioè, se avete... Vabbè, okay, se voi lo invitiamo, se proprio vogliono, se proprio ci invitiamo, che, ma, non ci proveremo, perché un paio di tentativi sono andati a vuoto quando ho provato a incontrarlo personalmente. Però no, allora ragazzi, però questo commento qua io lo salverò nella, perché è bellissimo, io lo lascerei in sovraimpressione, perché è bellissimo, fisso, vabbè, lo metterei fisso. Allora, andiamo poi Cairo ci vuole molto bene a noi. Sì, ma giusto, no, perché io capisco, mi metto in primo piano, scusate, io capisco chi dice, ma quello sosteneva Cairo e l'altro sosteneva, allora,
io penso che il primo giorno che è stato annunciato come proprietario del Torino, il 71, quel cialtrone, penso che tutti abbiano esultato. Okay? Ero contentissimo. Boh, quindi, poi, chi per un motivo, chi per un altro ha avuto modo di conoscerlo, di capirlo, chi prima, chi dopo, abbiamo ancora il problema che, allora, che c'è ancora gente che sta andando a abbonarsi. Quindi, ragazzi, invece di continuare tutte le volte a morderci sulle caviglie tra di noi, ok, dovremmo fare almeno un minimo di opera di convincimento e spiegare a chi comunque sostiene di dover andare comunque allo stadio perché non riesce a star senza, spiegare che forse il tentativo ulteriore di lasciare lo stadio vuoto potrebbe essere anche inutile, ma una delle cose che in 17 anni ancora non si è provata, ed è per quello che la maggior parte dei tifosi del Toro hanno l'intenzione di lasciare lo stadio vuoto. Poi, fosse per me, io dormirei pure dentro lo stadio, ragazzi, perché l'ho fatto, quindi montare le coreografie. Allora, Oscar, sì. c'è chi poi sostiene nelle varie trasmissioni di una certa radio, si chiama Radio Democristiana, non so se l'hai mai sentito parlare. Sì, adesso con le elezioni che stanno uscendo. Si chiama Radio Democristiana e praticamente c'era qualcuno che diceva che protestare abbassa il valore della società. Giuro, lo hanno detto. E giuro, lo hanno anche supportato. Quindi, dico io, se protestare abbassa il valore della società, se lo abbassa a tal punto da farcela acquistare a un euro, ragazzi, protestiamo tutti insieme. Ma l'obiettivo mio è quello, prendere il Toro a un euro. Sono 4 anni che lo... Io ho paura di questo messaggio. Sì, so già, dirà... Vabbè, guarda, non lo dico. Sì, 3.500 abbonati. Andiamo oltre. Allora, il tema della trasmissione... Allora, io vado a pescare il video. Ecco, il tema della trasmissione era inchiesta, ti lascio da solo, intanto poi ti metti in primo piano. Bello. Vi lascio da solo e si mette in primo piano. L'orso Sornione, guarda. Questa è democrazia. Ecco, bravo, democrazia cairota, ci piace molto. Ecco, questo è un... Chi è che dice? Questo è un programma decairoboisizzato. Mi piace questa osservazione. Decairoboisizzato. Bene. Ma allora, ecco, guarda qua cosa ci scrive Fausto Forno, che salutiamo. Altri tempi, ma la cosa che diede più fastidio a Cairo fu quando andammo tutti in tribuna pagando il biglietto in una partita di Serie B. Ovviamente lui non venne. Vabbè, comunque, ritornando un po' al tema, così coinvolgiamo anche chi ha dato Fabrizio, che gentilmente è stato qui a sopportarci. Andiamo avanti con l'intervista. Cerchiamo di estrapolare un po' i pezzi più interessanti, Oscar. Faccio una piccola ricerca così a memoria, però per esempio questa, se non sbaglio, a questo punto. Vai. Sono tanti altri, andiamo a prendere il caffè per pagare le utenze. Non si sente. Nel settore giovanili e ad avere un settore giovanile che sia efficiente e con delle strutture adeguate, Angelo. Ma sai, è importantissimo investire nel settore giovanile, ma proprio perché, quello che dicevo prima, cioè noi dobbiamo formare, dare un contributo alla formazione e alla crescita dei ragazzi in quanto dirigenti del domani e anche gente che comunque potrebbe governare, tra virgolette, la nostra società, quindi formare proprio la classe dirigente del domani. Ed è molto importante che all'interno, nell'ambito delle associazioni sportive, ci sia questo senso civico di collaborazione, di responsabilità e di applicazione. Guai e confondere le cose, cioè ma sì tanto, mi diverto, no, bisogna comunque far sì che queste cose siano fatte molto 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 seriamente. Mi lascio ancora disquisire un po', vado a cercare un altro pezzettino che era verso la fine, che secondo me è il più importante. Devo recuperare le domande. Datemi un... Alessandro,
Io avevo fatto, insomma, un po' di tempo fa, qualche settimana fa, avevo fatto proprio un articolo su quello che era il settore della primavera, e ci eravamo posti la domanda su quale motivo la squadra primavera, quindi la formazione di Torino, che ha sempre giocato, no, a Torino, io mi ricordo, io ho 44 anni, quindi io mi ricordo fondamentalmente quando ero piccolino, quando ero ragazzino, mio papà mi portava al Philadelphia sabato pomeriggio a vedere la primavera, no? C'era i vari Lentini, io ho visto Lentini, Vieri, Cravero, Benedetti, ho visto uscire, diciamo, da quelle squadre, ho visto poi uscire quelli che sono stati futuri campioni, no? Anche della nazionale italiana. C'era sotto il dubbio su per quale motivo il Torino fosse dovuto andare a giocare a Biella. C'è chi sosteneva che perché il Citurin che non dava i campi, o perché erano occupati. In realtà a me risulta che i campi vostri fossero anche disponibili per eventuali partite di campionato anche della primavera o del settore giovanile. Torino, Angelo, tu che cosa ci puoi dire questa cosa? Puoi confermare, puoi smentire? Cosa ci puoi dire? Sì, ti confermo che il nostro impianto, il corso Ferrucci, è un impianto omologato per sbruttare tutte le gare di tutto quello che sono le sino all'interregionale, quindi compresa la, e quindi settore giovanile nazionale, compresa la primavera. Se questo qui si è omologato, si può fare, è un impianto di ultima generazione con erba sintetica ma in taso naturale, quindi voglio dire è un impianto ad alta tecnologia. Un impianto ad alta tecnologia. E come mai questo punto adesso qua dovrei cercare un altro pezzo. Però ecco, cioè l'inchiesta fondamentale, allora, di questa trasmissione è: perché la primavera va a Biella quando ci sarebbero quando ci sarebbe il Candiolo, e qua il nostro Fabrizio, certo, ha confermato che sì, giusto Fabrizio, correggimi se sbaglio, perché poi qui dopo la trasmissione sul Candiolo se ne sono dette di ogni. Che cosa c'entra il Torino? Perché il Torino? Perché Fabrizio, tu stesso ci avevi detto che avevi proposto delle soluzioni alla società Torino FC, no? Ti eri avvicinato alla società Torino FC per proporre delle soluzioni, per portare la primavera, per cercare di far crescere la realtà Candiolo con la realtà Torino FC, con le proprie primavera, con la propria primavera. E d'altro canto il buon Fabio ha deciso di contattare il Citurin, che se ne dica, città di Torino, mannaggia, i campi sono a disposizione, non sono dei campi di patate, perché spedire la primavera a Biella? Questo è l'intento di Osservatorio Granata questa sera, così come la seconda puntata, cioè quella di cercare delle risposte da chi è in grado di poterci dare delle risposte. Fabrizio, Leo, a te la parola. Leo, posso chiedere una cosa a Fabrizio? Anzi, voglio spezzare una lancia a loro favore. Visto che Candiolo comunque si trova in mezzo a un feudo juventino, secondo me l'ospitare proprio la squadra primavera sarebbe, secondo me, anche un segno fondamentale e importantissimo, come per dire: guardate che qua, su questo territorio, ci siamo anche noi. Scusami Fabrizio, se mi permetto, volevo fare questa considerazione. Vai Fabrizio. Hai il microfono. Grazie mille. Scusate. Fabio, hai detto esattamente quello che io ho detto proprio formalmente durante la visita a Candiolo del Torino. Cioè, io ho detto, al di là del fatto che certo ci sarebbero stati degli investimenti da fare per rendere il campo appunto per degno di una primavera professionistica nazionale, però rispetto a dove si parte, io il ragionamento che facevo parlando proprio veramente con anche di numeri, perché poi, cioè, io ho fatto anche delle analisi economiche, no? Dicendo, se voi avrete un investimento da fare al Robaldo che vale X, qui partiamo già da 2 o 3 anni avanti, perché gli impianti ci sono, l'infrastruttura c'è. Quindi se dimezzaste il vostro budget rispetto all'investimento totale del Robaldo, lo dimezzaste a metà, perché metà lo facciamo noi, metà lo fate voi, e in più
potremmo attingere altre infrastrutture intorno, perché noi abbiamo, adesso non vi entro nel dettaglio per non annoiarvi, ma abbiamo anche altre infrastrutture che non sono in carico a noi, ma il comune sta cercando la destinazione, potevano diventare addirittura degli uffici. Gli investimenti per fare tutta questa grande cosa sarebbero stati, credo, un terzo rispetto all'investimento da fare a Robaldo partendo da zero, perché adesso è veramente zero, ma meno di zero, perché è proprio, sono campi abbandonati. Quindi io sono partito prima da un'analisi economica, perché da lì si parte, dal momento in cui comunque uno può criticare o non criticare, però anche il Torino deve fare delle analisi economiche. Detto questo, poi il secondo aspetto era quello proprio dell'appartenenza. Cioè, io gli ho detto, ma qui siamo al centro di questa, io la chiamo la statale 23 del Sestrer, perché era ex statale, no? Partiamo da Vinovo con due società importanti, una è il Chisora, l'altra è la Juventus con la sua scuola calcio, e per arrivare fino a Pinerolo, il bacino dei bambini lo prendono tutto, no? Parlando di settore giovanile. E poi un domani l'infrastruttura assolutamente è pronta ad accogliere un campionato con i lavori che vi dicevo, ma che sarebbero i lavori che in sei mesi si fanno, perché partiamo già da una base molto alta, Oscar è stato da noi. Partendo da lì, poi voglio dire, cominciamo a ragionare anche sull'aspetto geografico della situazione, perché è vero, non saranno tre impianti, sarà uno solo, ma grande, molto più grande, a parte chiaramente Vinovo della Juventus. Però sarebbe stata una cosa veramente importante. E poi oltretutto sapendo che abbiamo, appunto, non attraverso noi direttamente, ma l'oggetto del bando di Candiolo, la Juventus era pronta a venire, quindi saremmo stata e avremmo potuto, e non so cosa sarà, francamente, diventare la quarta società o quarto gruppo in tutta questa parte territoriale della Juventus. Quindi si perde anche dal punto di vista geografico appartenenza. Poi, non so, io provo a lanciarmi, poi non so se il presidente Frau lo ha detto o no, io desumo che l'opzione Biella sia una questione di disponibilità, costi ed opportunità. Non penso che Biella sia diventata improvvisamente... Cioè, capisco fossero andate ad Alessandria, perché voglio dire, il presidente essendo del posto, magari un affetto particolare, ma insomma, io non conosco particolarmente la realtà, un legame pazzesco della storia del Torino con Biella, quindi probabilmente... adesso io non conosco tutto, Fabrizio, posso farti poi la domanda? Certo. Proprio solo una questione di non costi, perché il Torino è alla ricerca per l'ennesima volta, no, fosse una ricerca già è una parola di lusso, sta mendicando per l'ennesima volta a destra e a sinistra un comune che gli conceda gratuitamente gli impianti per far giocare la primavera, per portarla lì. Oscar, ti interrompo un attimo, perché è proprio le mie discussioni con il Torino, visto che la vicenda Candiolo ci avete anche aiutato molto a farla conoscere alla gente, alle persone che tra l'altro ci sono stati molti sono stati solidali con noi. La vicenda era proprio all'interno del contesto della preparazione del bando pubblico, perché presentarmi a un bando pubblico magari come SD Candiolo, ma con un progetto comune come a portare a Candiolo il Torino, cioè capite bene che anche dal punto di vista dell'amministrazione, senza entrare in dettagli, cioè senza favoritismi, perché le cose soprattutto in questa fase sono molto delicate. Però io mi sarei presentato davanti all'amministrazione pubblica con un progetto che avrei potuto inserire all'interno del mio bando, un progetto sportivo, un progetto di immagine, perché poi il comune nei bandi pubblici richiede anche queste cose, non è che richiede solo cose strane o fatte per mettere in difficoltà, richiede valorizzazione del comune, no? Ma vi immaginate che cosa avrebbe potuto essere se io mi fossi presentato con un progetto comune con il Torino dicendo, adesso io non voglio esagerare perché poi non voglio dire che Candiolo sarebbe stata la soluzione di tutti i problemi del Torino, però sarebbe
avrebbe potuto essere una grande soluzione, almeno per una parte del settore giovanile, in maniera solida per un tot di anni, investendo appunto in parte e poi con un piano di investimenti, cioè nel tempo, che avrebbe potuto far prolungare anche le convenzioni da 10 a 15 a 20 anni, cioè, sappiamo, cioè voglio dire, società come il Torino hanno preso gli impianti come lo stadio comunale attraverso dei bandi che sarebbero probabilmente anche un po' da discutere, no? Cioè, diciamocela tutta, la Juventus ha preso a Venaria anche lì con bandi da discutere, quindi voglio dire, insomma, credo che a Candiolo avremmo potuto fare un bando serio, con un progetto serio a 10 anni, e l'avremmo potuto portare assolutamente a più di 10 anni con degli investimenti mirati all'interno di un centro sportivo, perché noi avevamo la possibilità di fare 3 campi di calcio. Adesso non voglio le immagini che avete postato prima della società del Sud Tirol, voglio dire, adesso non voglio arrivare a tanto, però nel tempo, in prospettiva, anno dopo anno, sulla metratura qualcosa di simile, visto, sì, si poteva in termini di campi, assolutamente sì, perché c'è, Fabrizio, la disponibilità di 3 campi. Dimmi tutto, Fabio. Posso farti una domanda? Perché tu hai detto una cosa, scusami Leo, volevo sottolineare una cosa che hai detto tu adesso. Io faccio giornalista anche, no? Quindi ascolto, mi piace molto ascoltare. Hai detto una cosa fondamentale, e su questo voglio farti una domanda. Parlavi prima del Robaldo e dicevi, hai detto una cosa fondamentale, avremmo potuto fare il Robaldo insieme al Torino Calcio. Questo è quello che tu prima mi sembra di aver capito. La mia domanda a Candiolo. Benissimo, sì, a Candiolo. Vabbè, ma tanto non cambiava nulla, Candiolo sta parlando sempre della prima città di Torino, quindi. Sì. A questo punto ti faccio questa domanda. Voi avete mai provato a proporre alla società, al Torino Calcio, questa ipotesi? E se sì, avete mai avuto una risposta da parte loro? Giusto, perché secondo me questa è una cosa che è molto importante anche da capire, Fabrizio, ed è fondamentale anche per il vostro destino, perché come dicevi tu giustamente, a questo punto anche voi avreste avuto forse un aiuto diverso e magari anche meno rogne per la gestione del... Intanto, Fabrizio, prima della tua risposta, Oscar ha messo giustamente la presentazione del nuovo, di quello che sarà il centro sportivo della Fiorentina, no? Voglio dire, un presidente nuovo che è arrivato ha deciso di investire tanti soldi sul nuovo centro sportivo, lo stiamo raccontando con le immagini, che credo siano le uniche che possono far capire bene qual è il progetto che sta girando intorno ai nostri amici gemellati. Qualcuno dirà no, non siamo gemellati, per me lo sono, ai nostri amici viola. Fabrizio. Sì, allora, abbiamo parlato chiaramente con il Torino attraverso il settore giovanile, dicendogli che noi eravamo pronti a parlare nella maniera un po' come penso abbiate capito parlo io, cioè nel senso progettuale, sì, economica, si apre un tavolo e si capisce laddove si può investire, in che parti, chi e come e su quanto tempo. E poi appunto eravamo nell'epoca di stilare un bando comunale, quindi qualcosa di strutturato. Ottima, ci hanno detto, ottima iniziativa, buona proposta, ma noi in questo momento siamo concentrati su il Robaldo, quindi non vogliamo andare oltre ad altre iniziative. Questo quando, Fabrizio, chiedo scusa, siamo nel periodo invernale, quindi siamo tra ottobre dicembre del 2021, quindi perché quando, mancava un anno. Mancava quando un anno il mio bando, sì, io okay, stavo preparando il mio bando. A novembre, tra altre cose, il comune rilasciava l'ultimo certificato, quindi l'ultimo ok definitivo per la concessione del Romaldo a Cairo. Quindi può incastrarsi un po' la situazione. Sì, può incastrarsi, io per carità, però quello che c'era veramente...
visto che noi conosciamo, sappiamo o desumiamo, però vediamo concretamente che non stanno arrivando degli investimenti strutturali, quello che vi dicevo fuori onda, questo a mio avviso è veramente la mancanza più grande di in questo momento di questa società, perché prima si parlava che la protesta devalorizza un brand o qualcosa, ma l'investimento strutturale invece valorizza tanto una società. Quindi voglio dire, in quella fase lì, se non avevano le idee chiare e se era un problema economico, capite bene che investire su dei campi assieme a una società che dice un terzo o la metà in funzione di quello che faremo, perché poi non abbiamo risorse infinite, no? Ma il Torino diceva: noi siamo pronti a fare due campi sintetici, noi ne possiamo fare uno, oppure noi ne facciamo uno, voi ne fate due. No, noi due non ce la facciamo. Però sarebbe stato proprio una discussione aperta, laddove ti rendi conto che c'era una necessità da parte di qualcuno e noi pronti a portare in dote l'80% delle cose già fatte. Sì, cioè non ha senso, ma io non riesco a spiegarmele queste cose, ragazzi. Come ti spieghi tu, Fabrizio, questa cosa? Ma un pochino forse da quello che diceva Leo prima, o forse tu, Fabio, hai puntualizzato che in quel momento il progetto, la concentrazione di un progetto era verso una cosa, quindi uno non può aprire mille piste, per carità. Però questa è una spiegazione forse la più logica. Però dal momento in cui a oggi non vedo ancora una draga, è passato quasi un anno. E i costi, credetemi, i costi di fare quell'impianto, perché insomma in questo periodo ho visto tanti preventivi sulla costruzione di impianti partendo da dove siamo noi, che siamo già avanti, abbiamo già dei campi fatti, delle infrastrutture, luce, acqua, gas e tutto quanto pronto, hanno un costo. Di là siamo proprio ormai al delirio, cioè i costi saranno veramente molto molto alti. Cioè con la metà, un terzo del budget del Robaldo si faceva un'infrastruttura, con la metà dei costi del Robaldo si arrivava quasi a fare il Subtirol. E questa è una cosa che stai dicendo fondamentale. Io io giusto per puntualizzare quello che stai dicendo tu, Fabrizio, la scorsa settimana che abbiamo parlato da Robaldo, si parlava del progetto, erano 4 milioni di euro. Questo era il costo del Robaldo, che ovviamente non è mai partito e non si sa mai se partirà. Quindi diciamo che ad oggi, Fabrizio, tu confermi che avrebbero già potuto avere con un terzo dei costi un centro sportivo perfettamente funzionante, con solo dei, diciamo così, dei dettagli da limare o delle migliorie da fare, però su una struttura già di per sé ottima. Guarda, questo che stai dicendo, Fabrizio. La risposta che ti do è ancora più precisa. In funzione del budget che sarebbero stati pronti a mettere, avremmo potuto modulare l'accoglienza, nel senso, non c'è un terzo, c'è un po' meno di un terzo subito, possono venire da settembre i giovanissimi nazionali con gli allievi, perché si faceva solo un campo, magari si rizzollava, costo 70-80 mila euro, si rizzollava, no? Facciamo un investimento più strutturato, facciamo un sintetico al posto del campo a 11 per portare solo i più grandi a giocare, la categoria scegliamola a caso, voleva dire investire 300.000 euro. No? Attenzione, perché poi quei 300 noi avremmo partecipato ovviamente, perché poi l'impianto noi lo stiamo facendo, è sempre una copartecipazione. No? Certo. Quindi c'era la soluzione B. Poi, cioè, per farvi capire che la disponibilità a modulare l'offerta era totale, ma con risultati, non dico immediati, tempo tecnico, ma non partiamo da quelle immagini che state facendo vedere. Cioè, noi giochiamo tutti i weekend sul campo. Ecco, quelle immagini lì, Fabrizio, ti interrompo un secondo, poi ti lascio continuare, sono immagini girate da Fabio e da Oscar qualche giorno fa. Non stiamo parlando di un mese 24 fa. 27 luglio. Poi sono iniziati i lavori. No, queste sono le immagini. Ti prego, Oscar, farle rivedere e facciamole rivedere a chi è lontano da Torino e che ci sta seguendo in questo momento o ci seguirà nel corso della settimana rivedendo la nostra puntata. Tra parentesi, siete veramente tanti e grazie mille.
guardate bene le immagini del Rovaldo girate qualche giorno fa. Tengo a precisare, chiudo parentesi. Prego Fabrizio. No, il discorso 57.000 euro non ho capito bene cos'era. Ho visto apparire un 57.000 euro. No, il discorso è che il Campi dei Rovaldo, adesso poi per carità non è colpa del Toro, di Cairo, di nessuno, ma quella cifra che è segnata su quei cartelloni, come tutti saprete, su questi tipi di investimenti, a giugno del 2022 o a maggio del 2022 è cambiato il mondo, non sarà più 4 milioni di euro, perché sotto l'aspetto di infrastrutture, di materiali per la costruzione, adesso non entriamo troppo nel dettaglio, ma ci sono stati gli aumenti esponenziali, quindi anche quel tipo di investimento non è più da 4 milioni di euro. Ecco, questo è fondamentale. Questo è, guardate cosa ci scrive Walter, che conosce bene, no Fabrizio, la realtà. Assolutamente. Il Candiolo, chi meglio di voi la conosce. A Candiolo c'è un teatro, un bar al chiuso, un bar all'aperto, 3 campi da padel, 2 campi a 11, 2 campi da calcetto, uno spazio per un altro campo a 9. Cioè, anche il più stupido, porca miseria, potrebbe capire che è molto meglio andare in un posto dove è praticamente tutto pronto. Cioè, basta semplicemente alzare il sipario e godere della realtà che è già stata preparata apposta per la primavera del Toro. Perché ad oggi noi stiamo continuando ad assistere a queste immagini, a questo scempio, a questo immobilismo? Le risposte le sappiamo già. La risposta sta nella nostra domanda: perché continuare a chiudere gli occhi? Perché continuare ad assistere a queste situazioni? È incredibile. Perché Leo, allora volevo salutare anche personalmente Walter, che leggo sempre su Facebook, anche per rispondere a chi chiedeva della primavera, perché non al Philadelphia, se è colpa di Juric, c'è chi dice che sia Juric che non voglia la primavera al Philadelphia, c'è chi dice no. Io sinceramente personalmente non ci credo che Juric non voglia la primavera, anche perché giocano di sabato pomeriggio, quindi non capisco che fastidio possa dare la primavera alla prima squadra. Detto ciò, io credo che sia proprio un discorso, per rispondere alla tua domanda Leo, sia proprio un discorso di mentalità imprenditoriale. Cairo gestisce tutte le sue aziende così, tutte. Quindi non è soltanto un discorso del Torino Calcio, è un discorso di tutte le aziende. Quindi lui è appena entrato alla 7, la prima cosa che ha fatto è stato quello di spulciare tutto ciò che era della contabilità, andando a tagliare tutto ciò che era possibile e immaginabile. Basta vedere il recente sfogo di Enrico Mentano, no? Il direttore sulla 7. Quindi basta andare a vedere quello che i giornalisti di Eurosport avevano dichiarato sul Giro d'Italia. Guarda Fabio cosa ci scrive in Van Valle: la Reale Mutua ci ha messo un anno e mezzo per costruire il centro sportivo. Ma certo, ma ragazzi, ma è così funziona. Cioè, io personalmente ho parlato anche con altri del settore, ma lo stesso portavoce dell'assessore allo sport del Comune di Torino, quando io ho parlato direttamente con lui, che mi ha mandato tutta la documentazione con la quale abbiamo fatto poi la trasmissione, ho fatto il mio articolo, lui mi ha confermato, quindi mi ha dato tutta la cronistoria, quindi sto parlando di cose certe. Il Rovaldo sarebbe tutte le chiavi d'accesso, finito tutto, eccetera, sono da quasi un anno. Ma le chiavi del Rovaldo, il Torino, ce l'ha già da 3-4 anni. Quindi un sopralluogo per andare a vedere, quanto minimo un minimo, si sarebbe già potuto fare già da tanto tempo, Leo. La Fiorentina in tempo zero ha tutti i permessi e fra poco inizieranno a costruire un centro sportivo, ma basta andare a vedere a Novara, no? Cairo si è sempre gasato, si è sempre esaltato, Novarello, cioè voglio dire, stiamo parlando di squadre che sono oggi in Lega Pro, Cremona. Il problema non è proprio Cairo, cioè è la mentalità imprenditoriale di questo uomo. E lui è fatto così, quindi tutto a risparmio, tutto al centesimo, investimenti zero.
durante una riunione lui disse chiaro e tondo che del settore giovanile non gli interessava praticamente nulla, basta vedere le squadre che sono sempre fatte bene o male con prestiti, del settore delle famose squadre che hanno vinto la Coppa Italia piuttosto che il campionato. Mi dite per piacere un giocatore che abbia avuto successo, che abbia avuto un minimo? Non ce n'è uno, Messi. Ragazzi, perché no, non c'era Messi. Messi bene, ma non è in vendita, però non è più in vendita. Quindi c'è il problema. Forse la buona ragione per mandare la Biella. No, e quindi ancora adesso, sempre parlando con il presidente del Cittolin, ci diceva che anche quest'anno, adesso probabilmente faranno le prime 4-5 partite, la primavera le farà il Philadelphia. Ma poi quasi sicuramente si sposteranno e non si sa ancora adesso dove andranno a giocare. Ma ragazzi, stiamo parlando della primavera del Torino Calcio, cioè è sempre stata una delle squadre del settore giovanile più forti insieme a quelle dell'Atalanta e quelle della Roma. Guarda, quindi cosa ci parlando... scrive Giulia, anche il Toro femminile, certo. La considerazione certo. Zero da parte di questa società, certo. Noi ne abbiamo certo. Parlato poco, cara Giulia Capozzi, di Toro femminile, sarebbe poi bene parlarne un giorno magari con dei dirigenti che siano disposti a venirci a parlare. Tu stesso Giulia, se vuoi intervenire quando parleremo di Toro femminile, sei la benvenuta, eh? Noi ripetiamo per l'ennesima volta, siamo qua per parlare di inchieste. Volevo fare un appunto, noi non abbiamo bisogno che appaia in topless, cioè io devo essere preciso su questa cosa qua, va bene. La magliettina, va bene, perché ormai qua guarda cosa dice Matteucci, questa che parlava di singolo all'Inter, stiamo la scorsa settimana. Non la scorsa niente. Settimana l'avevamo già anticipata questa cosa, assolutamente va sì. Bene, va bene, siamo dei perdaballi, ma non ci prendiamo i meriti, non ci interessano. No, non ci interessa, noi allora, non contestiamo, se no cala il valore della società. Siccome è colpa mia che non si vede più Beccaria, quindi è colpa mia, sappiatelo. Chiediamo venia, ma già era ballerina la connessione. Ringraziamo Domenico comunque di essere stato con noi questa sera, che qualcuno sia dispiaciuto. Sì, sì, no. E cercheremo la prossima volta di organizzarci con una connessione migliore, bene. Così anche i dispiaciuti saranno contenti. Allora, intanto so che Oscar ci devi abbandonare. Teniamo a ringraziare ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito, stasera andiamo un pochettino più corti perché Oscar deve lavorare anche di notte al palo numero 12, quindi raggiungetelo se volete, lo troverete sì in intimo sexy. Ma detto questo, ragazzi, tengo sempre a precisare che la nostra trasmissione è una trasmissione di inchiesta. Noi vi daremo sempre cercheremo di darvi sempre delle notizie da chi è disposto e da chi vuole darci delle notizie. Quindi grazie ancora di cuore a Fabrizio Nuvarese per avere... ecco qua va in onda la sigla già, ma sì, grazie a Fabrizio per essere stato qui con noi, grazie a voi, e per aver parlato ancora della realtà Candiolo. Ovviamente noi continueremo in quanto Osservatorio Granata continuare a parlare di Candiolo, della lotta che voi avete intrapreso, del bellissimo gesto che voi avete fatto, che rimarrà, ripeto, come leitmotiv di questa trasmissione. Quindi grazie di cuore per essere stato ancora tra noi. Grazie a tutti voi invece, grazie tanto. Vorrei ringraziare Walter, e visto che salutiamo Fabrizio, salutiamo anche Walter che è stato con noi proprio per parlare della realtà Candiolo, e continueremo a parlarne. Grazie di cuore a Fabio per le interviste, per l'impegno che ci metti, anche per le notizie che in un certo senso ci dai, e sono notizie di una certa rilevanza, notizie che nascono anche all'interno della trasmissione. Questo è da dire, perché il tuo modo di intervenire, di parlare con Fabrizio e poi con il presidente del Citturin ha dato delle risposte alle tante domande che i tifosi continuano a chiedersi, magari leggendo i giornali, leggendo i quotidiani, Primavera Biella, Primavera Asti, Primavera a Timbuktu. Perché? Allora, le risposte nascono proprio guardando anche trasmissioni come queste, no?
ci sarà un'altra trasmissione d'inchiesta, ben venga, perché il tifoso deve conoscere, il tifoso deve sapere, non dalla nostra bocca, ma dalla bocca dei diretti interessati, di chi decide di intervenire, di chi decide di tenerci compagnia, che possa piacere oppure no ai tifosi e a qualcuno di voi. Quindi grazie di cuore, Fabio, per il lavoro che tu e l'impegno che tu ci stai mettendo per Osservatorio Granata. Grazie mille. Grazie a voi, Leo, grazie Oscar. Volevo ringraziare anche Fabrizio, e con l'occasione ci farebbe poi piacere magari venire anche direttamente a Candiolo con una piccola troupe, così facciamo una giornata con loro, un evento, insomma, anche per far riconoscere la realtà a tutti. Quindi, se sei d'accordo, Fabrizio, poi ci assolutamente sentiamo. Assolutamente sì, ci sentiamo, è un grande piacere. Volevo dire, per dare anche la risposta a te, Leo, il mestiere del giornalista dovrebbe essere quello di fare domande, che a volte sono anche domande scomode, e cercare di ottenere delle risposte. Nel nostro piccolo noi abbiamo una grossa fortuna, benché qualcuno abbia detto che noi siamo pagati da caro. Guarda, io posso assicurare che... Leo lo sa, gli articoli che abbiamo scritto sono belli tosti. Sono belli tosti. Forse Cairo non ci ama molto. Sono belli tosti. Esatto. Sì. Quindi ringrazio veramente voi perché mi sopportate in questa bellissima avventura. Sai qual è la cosa che mi dà fastidio, Fabio? È che c'è chi crea delle magliette Cairo vattene con il logo della propria trasmissione, e poi quando si va in trasmissione, ah no, vabbè, però sai, professionale. No, non lo so, vabbè, lasciamo stare. Comunque, Oscar, scusate, devo togliermi qualche sasso lì. Radio Democristiana la chiamiamo. Oscar, dai, andiamo in conclusione. Tu sei stanco, ormai hai già messo la sigla quando si stava andando in trasmissione. Va bene così. Siamo stanchi, siamo sudati, vogliamo andare a dormire. Diamo l'appuntamento a, e qui vi voglio, tutti il 9. Diamo l'appuntamento al 9. Perché è imperdibile. Non vi diciamo nulla come sempre, così chi non ha idee... Cazzi suoi. Qualcuno qui cercava le risposte su determinate bugie della nostra presidenza, chiamiamola così. Avrete delle risposte sulle prime bugie? Tutti i nodi arrivano al pettine. Ecco, esatto. Noi di nodi ne abbiamo tanti, di pettini ne abbiamo ancora di più. Signori miei, Osservatorio Granata si conclude qui questa sera. Diamo appuntamento a tutti voi a martedì prossimo. Ore 21 sarà una puntata da non perdere. Quindi siate presenti, amici miei, vi auguro una buona serata a tutti voi. Caro Oscar, come concludiamo? Ringraziamo Liboni per averci concesso l'autorizzazione dell'utilizzo della canzone. Della sigla, quindi qualcuno dirà Liboni, no, abbiamo il permesso di Liboni. Mi ha permesso, non abbiamo pagato nulla. E non abbiamo pagato nulla, e non ce l'ha pagato Cairo, soprattutto questo permesso. Quindi, bene, a posto così, ragazzi. Una buona serata a tutti voi. E forza Toro sempre. Una canzone è un coro che devi sentire, è un grido alto fino al cielo, e l'hai voluto tu. In campo lotti col cuore, Granata resta il tuo colore, l'orgoglio è il simbolo d'amore che ci sai dare tu. L'orgoglio è il simbolo d'amore che ci sai dare tu. Forza Toro, è bello dedicarti una canzone. Forza Toro, è bello dedicarti una canzone. Una fede, una passione, la curva esplode di colori, sei grande come grande mondo,
sognare. Sei bello.